Buongiorno, sono Matteo Ruggeri, sono un economista sanitario e insegno economia sanitaria e farmacoeconomia all'Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Paris Sorbonne Abu Dhabi. Dottor Ruggeri, buongiorno. Lei oggi è venuto ad insegnare a un corso per pazienti. Penso che sia non frequente insegnare ai pazienti le basi dell'HPA. Perché pensa che sia importante che i pazienti sappiano qualcosa sull'HPA? Queste iniziative sono importantissime perché in primis generano cultura, quindi cultura non è mai una cosa che nuoce, no? Il paziente è un cittadino e in un sistema sanitario di tipo universalistico in cui le cure sono finanziate a tassazione, è giusto che il paziente cittadino conosca bene quali sono le dinamiche che poi portano all'impiego delle risorse che sono finanziate con la tassazione, quindi con le tasse che essi stessi pagano. Ma poi ci sono anche altri motivi, in primis perché creare cultura significa applicare in realtà quel ponte famoso che c'è fra scienza e decisioni, per cui sapere che le decisioni che vengono prese, soprattutto in ambito sanitario, hanno un razionale di riferimento scientifico e che cioè quindi non si basa su percezioni o su prese di posizioni di tipo ideologico. E queste prese di posizioni di tipo ideologico possono essere intese in vari sensi. E poi c'è l'ultima motivazione che è molto importante, soprattutto oggi. Il paziente, essendo il destinatario dei servizi che vengono valutati, è in primis un produttore di dati dal punto di vista metodologico. Questo è importantissimo, soprattutto in un'epoca in cui si parla sempre più di big data e in una situazione in cui sempre più l'utilizzo dei big data alimenterà questo tipo di valutazioni, è importantissimo che il paziente, che sarà chiamato sempre di più a mettere a disposizione i propri dati, la sua informazione, la sua percezione in merito al valore di una terapia, si è informato sull'utilizzo che si fa di questi dati. Perfetto. Lei pensa che i gruppi di lavoro di HPA possano avvalersi del parere di un paziente esperto? È importantissimo, in quasi tutti i tavoli, anzi tutti i tavoli importanti di HTA in cui io ad oggi ho partecipato, c'è sempre stato il coinvolgimento dell'associazione dei pazienti ed è stato un coinvolgimento attivo che ha aiutato molto ad orientare il lavoro del tavolo, proprio perché molto spesso il ricercatore può non avere una esatta percezione di quello che significa nella pratica poi quotidiana affrontare certi tipi di problemi, per cui i pazienti sono sempre stati importantissimi per il punto di vista che ha spesso orientato prese di posizioni del tavolo. Dunque, meglio ancora che il paziente sappia esattamente cos'è l'HPA. Assolutamente. Grazie infinite. Grazie a voi.